ministro dell'Università è in visita all'Istituto Neuromed di Pozzilli. Bernini, la ricerca mondiale parla sempre più italiano grazie alle nostre eccellenze. Summit del centrodestra Isernia, Lotito, urgente individuare le strategie per tutelare il territorio. Comunali Venafro, 4 le liste in lizza a contrapporsi all'uscente Alfredo Ricci, i candidati sindaco Luigi Viscione, Enzo Bianchi e Anna Ferreri. Il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, ripropone l'idea dell'avio superficie sulla dorsale appenninica molisana. Tombolo, successo per la prima edizione del corso, promosso dall'associazione Il Merletto di Isernia all'Arte nelle Mani insieme alla provincia. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TV in Molise. Prima di lasciare il Molise, la ministra Bernini ha visitato il Neuromed di Pozzilli, definito da lei stessa su Facebook un centro di ricerca all'avanguardia e di grande valore scientifico. La ricerca mondiale, ha detto la Bernini, parla sempre più italiano grazie alle intuizioni, alla disciplina e alla passione dei nostri ricercatori. Summit del centrodestra a Isernia, prima i programmi, poi i candidati. Lotito spiega urgente individuare le strategie per salvaguardare il territorio. Di Sandro invece frena su Brunese, vediamo. Prima il programma e poi le candidature. È questo lo spirito con cui le forze del centrodestra si sono riunite nella serata di giovedì 14 aprile a Isernia in vista delle ormai imminenti elezioni regionali. Finalità dell'appuntamento, come rimarcato, di Sandro per FDI, Di Pietro per l'UDC, Marone per la Lega, Niro per i Popolari per l'Italia e Lotito per Forza Italia, è chiudere la fase progettuale. Prima si fanno i programmi. Poi si fanno le strategie, poi si fanno l'organigramma e poi per ultimo si stabilisce chi fa il presidente. Il nome sia funzionale al raggiungimento dello scopo, ossia vincere le elezioni. Una volta individuati gli obiettivi, si potrà pensare agli eventuali nominativi e in questo frangente un ruolo chiave sarà rivestito dai partiti. Sarà fondamentale. Tuttavia il Molise in questo momento, come ha sottolineato il senatore azzurro Claudio Lotito, ha bisogno prima di tutto che si individui un'azione efficace per la salvaguardia del territorio. I problemi li risolve. Mi dà una persona del Molise che ha risolto un problema che sta in Parlamento? E allora basta, che c'entrano i nomi? I nomi non c'entrano niente, noi dobbiamo invece risolvere i problemi programmati. Ma no, vedi, c'è un problema di programmi, dobbiamo risolvere, dobbiamo scadenzare quelle che sono le priorità del territorio. Forse voi non avete capito che il Molise, se continua così, sparisce la regione. Parliamo dei problemi che sono tanti, seri. Il buco del bilancio sono 637 milioni. Io lo so perché tutti i giorni sto a combattere per cercare di fare di piano. Ho fatto 8 provvedimenti che sono alla base, sicuramente fanno parte del famoso decreto Molise. Poi il ripiano è uno dei temi molto importanti perché, vi dico, io ho presentato 3 provvedimenti e questi 3 provvedimenti hanno trovato l'ostacolo tecnico in alcuni contesti e anche purtroppo ai meno di risorse. Rispetto alle candidature, anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia frena sul Toto Nomi circolato in questi giorni, che vede tra le ultime indiscrezioni l'ipotesi della figura del rettore Unimol Luca Brunese. Non so da dove sia venuto fuori questa proposta, non certo dalla coalizione, probabilmente da un partito. Noi come Fratelli d'Italia Molise, la nostra posizione è sempre la stessa ed è sempre molto chiara. Noi pensiamo che Fratelli d'Italia debba proporre agli alleati il candidato presidente, riteniamo e auspichiamo che sia un molisano, speriamo e auspichiamo che sia un politico, sono tutte cose che abbiamo detto più volte, fermo restando che l'ultima parola e l'ultima decisione è sicuramente demandata al tavolo politico nazionale, dove ogni partito sarà rappresentato dal proprio vertice. Speriamo nel buon senso di tutta la coalizione, altrimenti demanderemo la cosa ai tavoli politici nazionali. Affidamento senza gara pubblica del servizio di sicurezza e prevenzione per la Movida, il Movimento 5 Stelle si schiera contro il sindaco castrataro e l'assessore Domenico Di Baggio. È la portavoce grillina in consiglio comunale Elvira Barone che attacca senza mezze misure sindaco e assessore per l'affidamento senza gara di servizio di sicurezza e prevenzione per la Movida assegnato ad una ditta esterna, dice la Barone. Non è tollerabile, più volte sindaco e assessore mi avevano garantito a voce e in chat di affidare i servizi esterni
esterni rispettando trasparenza e correttezza. Invece ancora una volta hanno mentito, affidando a trattativa privata il servizio di prevenzione che serve ed è utile, ma deve essere assegnato rispettando le regole. Avevo chiesto un avviso pubblico per affidare il servizio e invece ancora una volta hanno preso in giro non solo me, ma tutte le persone che ci hanno dato fiducia per cambiare usi e costumi della vecchia politica. A breve sviluppi, la scossa data da Elvira Barone, dopo la cacciata di Francesca Scarabeo, è un nuovo pesante incidente di percorso per Castrataro. Comunali di Venafro, 4 le liste in lizza. A contrapporsi all'uscente Alfredo Ricci, i candidati sindaco Luigi Viscione, Enzo Bianchi e Anna Ferreri. Le interviste di Domenico Marzocchella. Clamoroso a Palazzo Cimorelli. Le liste in lizza per le comunali di Venafro sono addirittura 4. Fino a qualche ora fa vi avevamo detto della difficoltà per i diversi competitor, tra virgolette, ad arruolare candidati consigliere pesanti dal punto di vista elettorale. La difficoltà, apprendiamo dagli stessi protagonisti, quella di coinvolgere soprattutto le nuove leve e i giovani. L'obiettivo? Dare nuova linfa alla vita amministrativa della città. Sta di fatto che, nonostante la criticità, alla fine i candidati ripartiti nelle 4 compagini saranno 58, riproposta quasi integralmente la squadra dell'uscente Alfredo Ricci. Tra le poche new entry della lista, insieme per Venafro, il presidente del Comitato Santissimo Rosario, Gianni Vaccone, e l'ex presidente del consorzio industriale di Pozzilli, Fabio Ottaviano, inizialmente dato al fianco di Anna Ferreri. Sindaco, si aspettava che scendessero in lizza altre 3 compagini? Beh, sicuramente una novità nella storia elettorale di Venafro, ma significa che c'è sale di democrazia su cui tanti cittadini hanno puntato per volersi candidare e tanti cittadini, quelli di Venafro, avranno più elementi per poter valutare. Non credo che siano tante liste candidate in qualche modo per competere con la lista che io vengo a capeggiare, semplicemente ci sono 4 liste che vogliono ragionare dei prossimi 5 anni. 13 componenti di Vivere Venafro. La squadra di Luigi Viscione affonda a piene mani tra gli esponenti di Laboratorio 86079, Giuseppe Notte, Greta Giannini e Vittoria Lucente Forte, alcuni dei nomi più riconoscibili politicamente. Luigi Viscione, candidato sindaco per la lista Vivere Venafro 86079. La prima domanda, a mio avviso quella più interessante: quanto è stato difficile comporla? È stato difficile comporre questa lista perché per vari motivi, credo, soprattutto un po' per la sfiducia da parte della gente di stare vicino alla politica. Però noi, con grande sforzo, con grande sacrificio, con un lavoro molto lungo e serio, finalmente stamattina siamo riusciti a presentare questa bellissima lista, che è una lista nuova, indipendente, fatta di gente competente, capace, che non ha alcun legame e credo, secondo il mio punto di vista, sono un po' di parte, che può essere veramente l'unica alternativa per la ripresa di questa città. Tra i 16 della lista oggi Venafro, a sostegno di Enzo Bianchi, candidati con esperienza politica di matrice centrodestra come Carmen Mancone ed Ernesto Cardarelli ed esponenti della società civile, tra questi il dottor Gianfranco D'Andrea. Dottore, non 2, non 3, addirittura 4 liste in lizza, questo significa che trovare i candidati è stato estremamente difficile. No, questo significa una grande espressione di democrazia, di una città che vuole rinascere, di una città che vuole continuare a dare tutto se stesso, come io l'ho sempre identificato come gemma del Molise. Guardate, è con un po' di commozione che sono qua stamattina, perché tutta questa gente in questi anni, in questi 10 anni, non si è mai vista qua sopra. Quindi tutte queste belle facce, tutti questi bei ragazzi, vederli qui sopra è veramente un momento di commozione e di orgoglio per la nostra città. Significa che questa città ancora ci sta un po' di linfa vitale che deve uscire. Cambiamenti per Venafro e la lista a sostegno di Anna Ferreri. L'esponente della minoranza uscente a Palazzo Cimorelli sarà la prima donna candidato sindaco a Venafro. Nella compagine molte le new entry della politica, tra queste ben 6 donne.
Sembra un'era fa, qualche giorno fa in realtà, si discuteva di una sua convergenza con la lista di Luigi Viscione, poi cosa è accaduto? Non siamo riusciti a trovare una convergenza, ognuno ha deciso di andare per la sua strada. Quello che posso dire per la mia è una squadra di persone libere e senza padroni e che andrà avanti in questo modo fino alla fine. Primo candidato sindaco donna, io credo fermamente nelle donne. Nella mia lista non c'è solo la rappresentanza delle quote di genere, siamo andati oltre, perché la donna è programmatica, è fattiva e concreta e credo che Venafro ci ripagherà. Insomma, è sparito il passaggio ufficiale della presentazione delle liste, ora spazio alla campagna elettorale, che in realtà, di fatto, è iniziata da tempo. Ed è scaduto a mezzogiorno di oggi, sabato 15 aprile, il termine ultimo per la presentazione delle liste in lizza per le amministrative del 14 e 15 maggio. Vediamo i nomi dei candidati alla carica di primo cittadino nei comuni della provincia di Isernia. A Sessano del Molise sono due gli aspiranti sindaco, Pino Venditti e Angelo Rauso. A Montaquila la sfida è tra Marciano Ricci e Antonio Roccio. A Belmonte del Sannio sono tre gli aspiranti alla carica di primo cittadino, Enrico Borrelli, Adele Scoppa e Roberto Nardella. A Castel Pizzuto infine la sfida è tra Carla Caranci e Marino Orsi. E a Montaquila il plauso di Ricci alla notizia dello stanziamento di 21 milioni per la diga di Ripa Spaccata. Il sindaco dice: da tempo auspicavo questa svolta. Vediamo il servizio realizzato da Domenico Marzocchella. Qua bisogna che gli enti preposti a questa operazione fanno un sopralluogo e si rendono conto per mettere la sicurezza. È una struttura loro. Queste le parole in tempi non sospetti del sindaco Marciano Ricci, che invocava interventi straordinari sulla diga di Ripa Spaccata. Comprensibile dunque il plauso del primo cittadino di Montaquila per il risultato portato a casa grazie all'iniziativa parlamentare di Claudio Lotito. Il senatore eletto in Molise e neo coordinatore regionale di Forza Italia, con l'emendamento a valere sulle risorse del PNRR da 21 milioni di euro, ha finalizzato un lavoro partito proprio dal Molise con il sindaco Ricci. Quelle ingenti risorse, come anticipato in un precedente servizio, consentiranno importanti lavori di adeguamento sismico. L'infrastruttura inoltre sarà ulteriormente migliorata grazie a manutenzioni impiantistiche e strumentali. L'aspetto più importante, rimarca Ricci, poter mettere finalmente in sicurezza l'ampio e densamente abitato territorio di Roccaravindola. Un'opera attesa da anni dai cittadini di quell'area del Molise, gli fa eco Lotito quando si dice lavoro di squadra. Lo IACP di Isernia ha avviato il bando per la vendita degli alloggi nel capoluogo Pentro e in tutta la provincia. Finalmente una buona notizia per tutti coloro che potranno beneficiare della misura e che attendono ormai da anni, ha commentato il consigliere regionale Andrea Di Lucente. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 28 aprile prossimo all'indirizzo PEC dello IACP di Isernia. Una pronuncia rivoluzionaria. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR stabilendo che non può essere fissato il tetto di budget ai privati sulle prestazioni salvavita e per i pazienti extraregionali. Vediamo il servizio realizzato da Antonia Cristinzio. Accolti i ricorsi di Gemelli, Molise e Neuromed, è riformulata la sentenza di primo grado del TAR. Per i giudici non può essere fissato budget per i pazienti di fuori regione e per le prestazioni salvavita come radioterapia e cardiochirurgia. Due sentenze, quelle pubblicate dal Consiglio di Stato oggi, che rivoluzionano la sanità molisana. È stato stabilito infatti un principio che varrà anche per gli anni successivi. Le prestazioni extraregionali non possono essere sottoposte a budget. Stesso discorso per le prestazioni regionali ad alta complessità che erogano il Gemelli e il Neuromed in via esclusiva, come radioterapia, cardiochirurgia e neurochirurgia. Non è possibile porre un tetto di spesa. Dunque tutte le attività di fascia A, che rappresentano il 90% di quelle erogate da Gemelli e Neuromed, non possono essere sottoposte a budget. Il Consiglio di Stato, dunque, ha raccolto i ricorsi del Gemelli, Molise e Neuromed, strutture difese dall'avvocato Salvatore Di Pardo, contro la struttura commissariale della Regione Molise e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sostanza, la sentenza del Consiglio di Stato
Stato, che riformula quella emessa in primo grado dal TAR Molise, si pone in opposizione rispetto al tavolo tecnico romano per il quale era necessario porre un tetto di spesa per gli extraregionali. La sentenza stabilisce in maniera inequivocabile che il tetto non può essere fissato per la mobilità attiva, quindi per i pazienti extraregionali e in generale per le prestazioni ad alta complessità. E dopo il servizio di Antonia Cristinzio vediamo il commento rilasciato sulla sentenza da Tecla Boccardo, segretaria regionale UIL. La sentenza del Consiglio di Stato ha detto no al taglio dei budget e ha detto sì al diritto alla salute e alla tutela della salute dei cittadini e di quelli più fragili, soprattutto di coloro che sono malati oncologici, malati neurologici, malati cardiologici. Questo stesso principio però di no al taglio dei budget e no al tagli lineari deve essere applicato anche alla sanità pubblica, che in questi anni ha visto ridurre i reparti, ridurre gli ospedali, ridurre l'assistenza, un diritto universale che deve essere garantito. Quindi sì agli investimenti nella pubblica amministrazione, sì alle nuove assunzioni, sì all'integrazione funzionale pubblico-privato per garantire servizi pubblici di qualità. Noi le nostre battaglie le abbiamo portate avanti e continueremo a farlo in ogni modo e ovunque. E sulla sentenza del Consiglio di Stato è intervenuto anche l'ex governatore Michele Iorio, che ha parlato di un fallimento di una politica sanitaria che dipende dall'inesperienza di chi guida la regione. L'ultima decisione del Consiglio di Stato, commenta ancora Iorio, ribadisce il principio che ho sempre applicato durante la mia presidenza. Il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, ripropone l'idea dell'avio superficie sulla dorsale appenninica. Scopriamo di più insieme a Francesco Adamo. Il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, torna a parlare dell'avio superficie sulla dorsale appenninica come rimedio allo spopolamento e all'isolamento delle aree interne. I vantaggi sarebbero in termini di tempo per coprire gli spostamenti anche verso alcuni aeroporti italiani. Andrebbero utilizzati come aerei dei bimotori ad elica. Secondo il presidente Spina e secondo gli approfondimenti della struttura camerale, da Campobasso a Perugia si impiegherebbero 22 minuti e per raggiungere Milano il costo si aggirerebbe sugli 80 euro. I costi invece della realizzazione dell'avio superficie sarebbero nell'ordine di 18-20 milioni di euro. Ricordiamo che già a luglio del 2019 Paolo Spina aveva lanciato questo argomento. In quell'occasione circa 100 imprenditori si erano presentati alla Camera di Commercio del Molise. Nella sala Falcione di Campobasso, professionisti e aziende private avevano espresso la volontà di investire capitali per la realizzazione di una società consortile per azioni. Il progetto fu illustrato dal comandante dell'allora Alitalia, Emilio Carosella. Si parlava di opere destinate a voli privati, di protezione civile e di sanità pubblica e privata, con dotazione subito di 2 aerei da 9 posti solo per cominciare. Il progetto prevedeva la realizzazione dell'avio superficie nel territorio dei comuni di San Massimo e Cantalupo. La speranza, che oggi torna ad animare il presidente Spina, è che la proposta torni a diventare materia di confronto, sfruttando magari la fase che sta portando la regione alle prossime consultazioni elettorali. 70 vacche uccise dalla polmonite in un'azienda biologica molisana, stoppata la produzione casearia e l'attività del ristorante. Intanto è stata avviata una raccolta fondi per consentire alla ditta di ricomprare le mucche e riaprire l'attività. Parliamo ora di tombolo, successo per la prima edizione del corso promosso dall'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani, e dalla provincia di Isernia. Vediamo. Arioso, sinuoso, complesso ma leggero come una nuvola, il tombolo di Isernia è un merletto unico, magnifico, capace di impreziosire con la sua ricchezza tavole e corredi, abiti e paramenti sacri. Per Isernia rappresenta un vanto, un simbolo di un artigianato di gran pregio che affonda le proprie radici nella contaminazione spagnola e nella tradizione delle suore benedettine. Tramandata di generazione in generazione, la lavorazione del pizzo a tombolo è stata l'attività più tipica delle donne isernine, almeno fino agli ultimi decenni del Novecento. Poi,
Poco alla volta, come è successo per altre tradizioni, l'interesse delle nuove generazioni verso quest'arte è andata riducendosi, mettendo a rischio la conservazione di un sapere che vanta ben 5 secoli di storia. Oggi, per fortuna, l'attenzione verso l'antico pizzopentro è tornata ad essere alta, grazie anche all'attività dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani. Lo testimonia il successo ottenuto dalla prima lezione del corso base per imparare a intrecciare i caratteristici fuselli sul pallone. Un'iniziativa alla sua prima edizione svoltasi presso i locali della provincia. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere dell'ente di Via Berta, Raimondo Fabrizio. Grazie a questa associazione, grazie alla provincia, all'amministrazione provinciale, con a capo il presidente Alfredo Ricci, oggi abbiamo iniziato presso il Palazzo della Provincia questi corsi, con la speranza che saranno sempre più numerose anche le merlettaie che vorranno insegnare e soprattutto i signori che vorranno imparare quest'arte. Per l'esponente di Forza Italia è un dato importante constatare che l'iniziativa sia riuscita a coinvolgere le nuove leve e anche iscritti provenienti da fuori città. Ho visto che c'è anche qualche bambina, soprattutto, e questa è la cosa più bella, che grazie alla tenacia di questa associazione, di queste signore, di queste donne, i Sernine Doc, quest'arte può essere tramandata anche ai più piccoli e soprattutto anche ho visto ci sono diverse signore che provengono dalla provincia. Il tombolo per Fabrizio incarna una delle eccellenze che rendono Isernia una città unica e speciale. Il loro spot, diciamo, che durante una loro manifestazione che hanno fatto alla Fontana Fraterna, l'ho pubblicato su un social per rispondere alle critiche di chi pensa oppure cerca di diffamare la nostra città come la città peggiore del mondo. Il 22 aprile al Savoia di Campobasso si concluderà la 15ª edizione del concorso nazionale Musica d'insieme e solisti con la premiazione dei vincitori. Ad annunciarlo questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede dell'Istituto Montini di Campobasso, la dirigente scolastica dell'Istituto Agata Antonelli. Inaugurato il campetto di calcio A5 di Via Marche a Campobasso, un intervento di riqualificazione voluto sia dall'amministrazione comunale che dall'associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni. Ce ne parla Francesco Adamo. È stato inaugurato il campetto di calcio A5 di Via Marche a Campobasso. La struttura torna fruibile dopo un intervento di riqualificazione voluta sia dall'amministrazione comunale che dall'associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni. 9.100 euro il costo complessivo, di cui 6.000 a carico del comune e poco più di 3.000 a carico dell'associazione di quartiere. Gli interventi realizzati hanno riguardato la sostituzione della recinzione, la pulizia delle griglie laterali, la riparazione di alcune buche e la potatura di pini. Certo, a vedere il campetto, altri interventi andrebbero fatti, visto che in più punti la superficie è sconnessa. Sembrerebbe che questi lavori siano stati programmati per il 2024. Il fine primario comunque è aver strappato dal degrado e dall'abbandono questo spazio, diventato in passato una piazza per lo spaccio ed il consumo di droga a Campobasso. Quindi, da oggi, c'è un luogo di aggregazione sportiva all'aria aperta per i ragazzi del quartiere, grazie ad un esempio di amministrazione condivisa. Un progetto, come dice l'assessore al sociale Luca Pretano, che coinvolge gli stessi abitanti del luogo dove è situato il bene pubblico, quindi con le possibilità di produrre effetti virtuosi. Ricordiamo che circa 10 anni fa lo stesso campetto era stato già inaugurato con un'azione di riqualificazione perché ammalorato da incuria e scarso senso civico. Era il 2012, sindaco a quell'epoca Gino Di Bartolomeo. Anche allora la finalità era quello di intervenire con un'azione benefica in una piazza dedita allo spaccio e al consumo di droga. Purtroppo poi l'incuria e il degrado presero il sopravvento. L'augurio che facciamo è che questa volta ci sia comunità di intenti ed attenzioni per non dover tornare a inaugurarlo una terza volta fra 10 anni. L'associazione del quartiere potrà dare certamente una mano.
In relazione al programma regionale degli interventi che si intendono realizzare sul territorio regionale e ai servizi volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone non autosufficienti, la consigliera regionale Finomena Calenda, in una lettera al presidente della regione Donato Toma e al dirigente delle politiche sociali Alessandro Cappuccio, ha rappresentato le istanze di famiglie e associazioni di cui si è fatta portavoce. E ora vi mostriamo le suggestive immagini della processione del Venerdì Santo di Isernia in uno speciale realizzato dalla nostra Angela Zuppa. E vi ricordiamo che al termine del TG andrà in onda la replica della trasmissione Sportivamente, programma di approfondimento sportivo a cura del nostro collega Michele Visco, che tratterà tutte le tematiche sportive legate al mondo dello sport molisano e non solo. Vi invitiamo inoltre a seguirci anche in diretta streaming sul sito www.tvmolise.it. E adesso spostiamoci sul meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino.
Previsioni per oggi sabato 15 aprile. Per la giornata odierna si prevede un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dai territori occidentali, dove non sono da escludersi precipitazioni anche di forte intensità. Venti dai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Temperature campo basso minima 3 massima 9, Isernia minima 5 massima 10, Termoli minima 9 massima 14, Venafro minima 6 massima 11. Previsioni per domani domenica 16 aprile. Il tempo si manterrà perturbato su tutta la regione, con rovesci e temporali diffusi. Atteso un nuovo peggioramento a partire dalla costa nella sera, con piogge e temporali che nel corso delle ore si estenderanno anche all'entroterra. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, mare mosso. Temperature campo basso minima 6 massima 11, Isernia minima 7 massima 12, Termoli minima 11 massima 13, Venafro minima 9 massima 14. E con le previsioni del tempo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento.